L'abbiamo toccato tangenzialmente, giusto perché appunto la sala è piena di under 30, però del resto, così come quando si invita al bagno si fa la domanda su Romina Power, quando si invita di Matteo bisogna fare la domanda sul processo da Viva Stato Mafia. Che cos'è la trattativa Stato Mafia? Proprio perché appunto ci sono i giornali. In sintesi, poi se volete il resoconto, Wikimafia c'è, ma in sintesi, che cos'è questa trattativa Stato Mafia? Perché poi alcuni dicono che è presunta, di solito quelli che non sanno fare i giornalisti, altri che... Cos'è? Beh, ovviamente senza poter scendere nei particolari delle imputazioni mosse ai singoli imputati. Allora, innanzitutto la spiegazione delle contestazioni. Nessuno è imputato per un reato di trattativa che nel nostro ordinamento non esiste. Nel nostro ordinamento esiste un reato definito violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Noi abbiamo ritenuto che tra il 91 e il 94, Cosa Nostra, ma coinvolgendo anche altre mafie, abbia per ottenere determinati risultati minacciato lo Stato, minacciato i governi che si sono succeduti in quel periodo e minacciato attraverso modalità varie, soprattutto attentati, bombe e richieste di provvedimenti legislativi, normativi o di tipo diverso. Allora, abbiamo contestato ai mafiosi che hanno fatto gli attentati e che hanno presentato le richieste allo Stato la violenza minaccia al corpo politico dello Stato. Abbiamo ritenuto che uomini delle istituzioni abbiano veicolato quelle richieste a uomini di governo e secondo quelli che sono i principi normali e generali del codice penale, gli abbiamo contestato il concorso nella minaccia al corpo politico dello Stato. Del resto, questo lo posso dire perché è scritto in sentenze definitive. Si dice tanto presunta trattativa. Vi ho ricordato quello che i giudici di Firenze hanno consacrato nella loro sentenza. Mi permetto di ricordarvi che alcuni ufficiali dei carabinieri, oggi imputati, quando non lo erano e hanno testimoniato sotto giuramento davanti alla Corte d'Assise di Firenze nel 98, hanno riferito che si presentarono da Vito Cencini e pronunciarono le seguenti parole: cos'è questo muro contro muro? Cosa vogliono Rina e gli altri per smettere di fare attentati? Ciascuno di voi giudicherà se questo non comporta quell'apertura del dialogo e della trattativa che i giudici già di Firenze hanno riconosciuto, ma hanno riconosciuto anche qualcosa di diverso in una sentenza definitiva, e cioè che al di là dell'intenzione che muoveva quei rappresentanti dello Stato, quando questa iniziativa arrivò alle orecchie di Salvatore Riina capì che la strategia delle bombe pagava. Che se dopo un attentato o dopo due attentati parti importanti dello Stato andavano a chiedere cosa volete per smettere, altri attentati come furono quelli di Roma, Firenze e l'attentato di Via Palestro qui a Milano, avevano la funzione di mettere sul piatto della bilancia ulteriore peso, perché chiunque conosce la mentalità di Cosa Nostra e chiunque conosce soprattutto la mentalità di Riina e dei Corleonesi, sa bene che
una mafia che vede una parte dello Stato che gli chiede cosa volete per smettere le stragi, di stragi ne fa anche altre per costringere lo Stato definitivamente a piegare le ginocchia. E questo è già consacrato nelle sentenze. Sa qual è la differenza? Sa perché nel nostro processo ci sono, e attorno al nostro processo ci sono state tante polemiche, ci saranno sempre, qualunque sarà l'esito. Perché noi abbiamo avuto il coraggio, rispetto a queste vicende che già anche altre sentenze avevano fatto venire fuori, di muovere delle contestazioni a dei soggetti anche istituzionali in carne e ossa. Questo è il dato. Adesso ci sarà una sentenza. La sentenza riguarda la dimostrazione o meno della responsabilità, ogni ragionevole dubbio della responsabilità personale dei singoli imputati. Però è certo una cosa che non ci potrà mai togliere, ma non a noi magistrati, non potrà mai togliere, secondo me, ai cittadini che avevano diritto a sapere, qualunque sarà la sentenza, nessuno potrà togliere a questa indagine, a questo processo, il merito di aver fatto venire fuori dei fatti che non erano conosciuti e dei fatti che sono rimasti sconosciuti anche e soprattutto per una omertà istituzionale diffusa. Ci sono stati autorevoli esponenti della politica e delle istituzioni di allora, ma alcuni sono ancora tutto sommato protagonisti della vita politica e pubblica di oggi, che avevano testimoniato nei processi di Capaci e di Via D'Amelio a Caltanissetta e non avevano detto quello che solo molti anni dopo, a partire dal 2010, ci hanno detto solo dopo che il figlio di Vito Ciancimino, Massimo Ciancimino, con tutte le sue lacune e le sue contraddizioni, ha messo per erano stati interrogati dalla Corte d'Assise e non avevano detto nulla. E allora è anche per questo che nella requisitoria finale abbiamo evidenziato tante situazioni di omertà istituzionale. Non lo dico io per primo, però è proprio vero che noi, per accertare tutta la verità su quel periodo e quindi anche tutta la verità sulle stragi, avremmo necessità che finalmente si penta e si apra veramente qualcuno che dall'interno delle istituzioni dica quello che sa. Perché finora abbiamo semplicemente cercato e preteso e anzi qualche volta ostacolato che qualcuno dall'interno della mafia dicesse quello che sa sui profili di responsabilità esterne. Oggi è più che mai auspicabile che qualcuno che sa all'interno delle istituzioni parli, perché sarebbe la dimostrazione di una consapevolezza che lo Stato deve avere, e cioè che non è nascondendo eventuali proprie responsabilità che possiamo recuperare l'autorevolezza dello Stato. Uno Stato che vuole essere autorevole nei confronti dei cittadini, uno Stato che pretende, giustamente pretende, il coraggio dell'imprenditore o del commerciante storto, non può poi pensare, quando emergono responsabilità a vario livello istituzionale, di nascondere la polvere sotto il tappeto o di lavare i panni sporchi in famiglia. E questo è avvenuto troppe volte nel nostro paese, troppe volte. Abbiamo vissuto le esperienze delle vicende giudiziarie del delitto Moro, del delitto dalla Chiesa, delle stragi del 1992. Oggi il paese le vuole considerare vicende chiuse, capitoli chiusi,
E invece, secondo me, lo sforzo della politica seria, della magistratura e delle forze di polizia deve essere finalizzato a completare quei percorsi, verità, coloro che le verità mancano completamente. Perché non è vero che non si possono accertare i fatti quando sono troppo lontani nel tempo. Certo è più difficile, ma noi l'anno scorso abbiamo avuto il passaggio in giudicato di una sentenza che per la prima volta ha riguardato l'affermazione di penale responsabilità di autori della strage di Piazza della Loggia nel maggio del 74 a Brescia. E credetemi, l'abbiamo avuta per quello che solo ho seguito indirettamente la vicenda, grazie all'intelligenza, allo sforzo, alla tenacia investigativa di un ufficiale dei Carabinieri, ostacolato anche all'interno dell'arma, e di pochi magistrati. E quella, il fatto che comunque a distanza di 40 anni venga fuori quello che è venuto fuori deve essere un incoraggiamento per tutti gli altri che vogliono proseguire nell'accertamento della verità anche per gli altri delitti eccellenti. Per Piazza della Loggia è venuto fuori che gli esponenti, due esponenti che sono stati condannati, uno dei due esponenti in quel periodo era in rapporti stabili e significativi era un appartenente ad un gruppo eversivo dell'estrema destra, in rapporti stabili e significativi con l'allora SID, il servizio segreto militare. Anche di queste vicende ho letto soltanto le cronache in una giornata che quella successiva al passaggio in giudicato della sentenza e all'arresto dei due esponenti. Nessuna analisi, nessun approfondimento, nessun dibattito su questi temi.